Dove sono tutti? È così tranquillo. Oh, ciao ragazzi! Sul serio? Non accadrà. Comunque, forse non mi hanno visto. Questo cos'è? Wow, c'è una festa! Ed è oggi! Fantastico! Forse non dovrei andare. Sarei sola. Perché penso a queste cose? Che sta facendo la nerd? Che sfigata! Ehi, facciamole uno scherzo. Non sarò mai popolare. Ehi, Mandy, verresti al party con me? Con te? Sul serio? Un appuntamento? Oh, non ci credo, è svenuta. Un classico. Aspetta, stavi scherzando? Dovevamo farle un video. Ma ti pare che ti chiedo di uscire? Basta ridere. Andiamocene. Perché sono così cattivi? Che gli ho fatto di male? Sono spregevoli. Io vorrei solo fare amicizia. Un momento. Queste lacrime mi hanno dato un'idea. E sarà perfetta per il party. È un'idea grandiosa. Ecco una ciotola di resina epossidica. Aggiungo un po' di colorante. Un blu molto intenso. Ora mischiamo. Assicuriamoci che sia tutto amalgamato. Sta venendo bene. Verso tutto in questo stampo. Aprirò un negozio di lacrime. Riempio lo stampo fino all'orlo. Ora devo aspettare che si indurisca. Non resta che collegare una collanina. Wow, è bellissimo! La mia collana fatta di lacrime è perfetta. Ora devo decidere cosa mettermi. Wow, mi sento stupenda. Andiamo alla festa. Il mio primo party. Come lo immaginavo? Festa! Oh, wow, guardate Mandy. Oh mio Dio, mi sta guardando. Che faccio? Sono felice che tu sia qui. Come dici? A proposito, prima stavo scherzando. Balliamo? No. Ho detto che mi spiace. Questo party è fantastico. Oh, sì. Bene, stretching fatto. Cos'è? Qualcuno sta venendo ad allenarsi. Oh, carina. Ehi, ciao. Come stai? Bene, sono qui per allenarmi. Anch'io. Buona giornata. Oh, dovrei mettere anch'io gli auricolari per fargli capire che faccio sul serio. È molto carino. Ehi, ha finito con la kettlebell. Farò colpo con la mia forza. Come pesa? Ehi, dove sono gli auricolari? Sono caduti. Rimettiamoli a posto. Vediamo che fa adesso. Posso fare anch'io lo stesso esercizio. Ecco un po' di ripetizioni. Ai, ma che cavolo! Questo esercizio è divertente. Credo che questi siano tuoi. Ah, bene. Flessioni. 1, 2, 3. Oh, ora fa le flessioni. Gli farò vedere che so farle anch'io. Uff. Oh, gli auricolari mi hanno fatto inciampare. In realtà l'ho fatto apposta. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ma che? Ancora gli auricolari? Aspetta, dove sono gli auricolari? Proprio qui. Perché non te li porti da un'altra parte? Oh mio Dio, mi dispiace, mi sono scivolati. Non mi interessa. Questi stupidi auricolari non vogliono stare al loro posto. Com'è frustrante. Mi causate solo problemi e sofferenze. Mi ascoltate? Ma che problemi hai? Sono gli auricolari, lo giuro. Dammeli, ti faccio vedere. Ho qui le mie cuffie e una penna 3D. Inizio a riempirle in questo modo. Presta attenzione. Non te lo mostro di nuovo. Ora traccio la parte che va sopra la testa. Ricopro bene la parte superiore e scendo sui lati. Ecco fatto. Ho realizzato un modello delle mie cuffie. Forza, passami i tuoi auricolari. Ok. Ottimo, grazie. Ora guarda che faccio. Infilo gli auricolari all'interno, così, e rimarranno in posizione. Ecco a te. Così puoi stare tranquilla. Oh mio Dio, fantastici! Grazie mille! Non c'è di che. Torno ad allenarmi. Oh, giusto, l'allenamento. Sì, dovrei farlo anch'io. Ma che... Non mi piacciono le formiche. Oh, che succede? Oh, la sveglia. Già, è ora di svegliarsi. Dov'è il telefono? Ok, devo spegnere la sveglia. Oh, ma che cavolo!
Dov'è il telefono? Eccolo, sotto le coperte. Oh, è difficile svegliarsi e non so dov'è il telefono. Ma come ha fatto a finirmi tra i capelli? Ogni giorno perdo il telefono. Oh, se riuscissi a farlo restare qui? Scommetto che un modo c'è. È ora della penna 3D. Comincio con alcune linee e farò avanti e indietro. Ecco, ho fatto un bel lavoro, sembra una specie di waffle. Adesso un po' di colore. Farò lo stesso, ma più piccolo. E adesso un altro ancora. Questo sarà ancora più piccolo. Adesso devo mettere tutto insieme, vedi? Ecco tutti i pezzi. Adesso posso provarlo. Sta benissimo sul letto e il telefono ci si infila. Ah, è un nuovo giorno. E il telefono è proprio qui. Notte. No, non riesco a dormire con questo coso acceso. Oh, che scema che sono. Chissà che cos'altro c'è là sotto. Oh, ma guarda! Mi ero dimenticata di tutto questo. Che cos'è? Barbie, non ti vedo da anni. Tranquilla, ti coccolo io adesso. Che bello. Barbie? Mi sento così brutta. Oh, starò sognando. Lo spero. Oh, sembrava così reale. Ma quella povera Barbie aveva ragione. Ti metterò io a posto, sta tranquilla. Ti trasformerò. Hai bisogno di un po' d'amore. Comincerò dal tuo vestito. Ti piace il rosso, vero? Basta muovere la penna avanti e indietro così. Come lunghezza va bene. Super carino. Non ti senti già meglio? E non hai dovuto spendere una lira. Buonanotte, amica mia. Ah, molto meglio. Dormi bene, amica mia. Un nuovo vestito. Grazie. Riempi una siringa con della resina epossidica glitterata e iniettalo in uno stampo con diverse farfalle. Lascia che la resina epossidica si indurisca. Rimuovila dallo stampo. Prendi una catenina e aggancia delle ali. Ora hai dei bellissimi orecchini. Wow, che belli! Chi ha detto che gli orecchini devono essere costosi? Oh, ho finalmente perso il dente. Vieni a prenderlo, fatina dei denti. Non vedo l'ora che arrivi domani mattina. Non mi ci abituerò mai. Che schifo. Via da me. Accidenti. Oh no, devo fare qualcosa. Questa bacchetta ha visto giorni migliori senz'altro. Si sta svegliando. Hai rotto il tuo piattino preferito? Usa la penna 3D per aggiustarlo. Richiederà un po' di tempo, ma ne varrà la pena. Il bordo è fatto. Adesso traccerò delle linee proprio in questo modo. Sono quasi a metà strada, dai! Adesso farò lo stesso nella direzione opposta. Dovrebbe venire così. Bello, eh? Il vecchio piattino non le mancherà affatto. Ecco qui. Fatto. Oh, mi stavo per dimenticare. È per questo che sono venuta in fondo. Credo ci sia un dente per me. Bingo! Vale qualche soldo, direi. È un piacere fare affari con te. Oh, sul serio! Rimanere a casa è stata la decisione migliore. Cosa stai guardando? Ehi, posso averne anch'io? Non adesso.
Oh, scusa, allora. Eccoti qua. Il giallo è il mio preferito. Com'è gommosa. Mia? Che c'è? Ancora una? Ok, va bene, ma è l'ultima. Grande. Ehi, Mia. E adesso che c'è? Ne voglio ancora. Certo che non vuoi proprio condividere le tue caramelle, ma forse so come rimediare. Bene, sto arrivando! Dammi quelle caramelle gommose! Lasciale! Devo ammettere che sono un vero genio! Non posso credere che tu ci abbia messo dentro la mano! Aspetta, come fanno a stare tutte appiccicate alla tua mano? So cosa fare! Torno subito! Gustose! Mi servono soltanto un paio di cose. Vuoi vedere come ha fatto? Attaccherò un orsetto gommoso a questo braccialetto di silicone. Bisogna infilarla per bene. Poi aggiungerò delle altre tutto intorno al braccialetto. Ho scelto tutti i colori dell'arcobaleno. Ora basta versare la resina sopra gli orsetti. Bisogna andare piano e passare sopra tutti gli orsetti. E una volta fatto tutto, aspettiamo! Tutta la notte! Un nuovo giorno! E questo significa che il mio nuovo braccialetto è pronto. Basta estrarlo dallo stampo in silicone. E si è indurito, vedi? E sta benissimo intorno al polso. Vieni dalla mamma! Ah, ti piace? Come hai fatto? Ma dentro ci sono degli orsetti gommosi, basta domande. Oh, vabbè. Sai che c'è? Puoi averle tutte. Veramente? Sì, ma certo. Questo è il giorno più bello della mia vita. Concordo. Ah, sono così annoiata. Ehi, fammi giocare, tocca a me. E se invece... Tieni, gioca con i trucchi. Va bene. Mi serve qualcosa da mettere sul viso. Ecco, adesso posso mettermelo. Oh, cavolo, stai rovinando la cipria. Sono di nuovo annoiata. Tocca a me giocare. Tieni, gioca con l'orologio. Sto quasi per battere il record. No! Ho dovuto farlo, non avevo altra scelta. Ci deve essere un modo per distrarla. Forse una penna 3D? Sì, credo di avere la soluzione. Ok, devo fare la forma giusta. Adesso la riempio, devo finirla prima che torni. Ancora un po'. E adesso questa parte la più delicata. Ok, benissimo. Qualche riga ondulata qui sopra. Sta venendo benissimo. Fatto! Guarda, scivola su e giù. Credo che funzionerà. Oh no, eccola. Devo nascondere il controller. Scusa, non ce l'ho più, vedi? Ma dov'è? Oh, sei cattiva. Ha funzionato. Sta andando via. Adesso posso usarlo. Non dovrebbe esserci un mattone. Meno male che non esco mai di casa senza attrezzi. Non sono sicura che questa sia la scelta migliore. Ecco qui, la mia penna 3D è sempre utile. Nessun altro dovrebbe inciamparci. Solo qualche altra riga qui. Riempiamo tutto quanto. Niente mattone, nessun problema. Quasi. Ta-da! Brillante! Ed è ora delle pulizie. Aspetta un attimo. Oh no, è tutto in disordine. Devo controllare anche la scatola dei gioielli. Uff, è tutto incasinato. Devo districare tutto. Ehi! Come va? Non bene, i miei gioielli sono tutti mischiati. Mi dispiace. Ti tengo compagnia, allora. Ehi, tieni la mano così per un po'. Adesso posso appendere tutto alle tue dita. Wow, hai un sacco di gioielli. Credo che dovresti tenerli più organizzati. Mi serve la penna 3D. Comincerò disegnando un ovale. Poi aggiungerò diversi strati per rinforzarlo così. Avanti e indietro, avanti e indietro. Ok, bene. Adesso dei cerchi in cima. Devo inspessire anche questi. Gira e gira.
adesso finiamo l'altro. Ecco qui, anche l'ultimo è fatto. Wow, com'è venuta bene questa mano! Guarda che ho fatto! Così i gioielli saranno in ordine, vedi? Wow, è spettacolare! Adesso posso mettere tutti i gioielli qui. Ed è un sacco divertente. Molto meglio. Devo solo finire di truccarmi e sono pronta. Ecco, sto benissimo. Anche se mi serve qualcosa da mettere intorno al collo. Questo foulard andrà benissimo. Non va bene. Sembra più il mantello di un supereroe. Forse così? No, non funziona. Non posso indossarlo. Oh, ho un'idea. Devo mettere via la spesa. Oh, è proprio quello che mi serve. Annie, che fai? Mi serve, per favore. Questa andrà bene. O almeno così credevo. Deve esserci qualcosa che posso indossare. Oh, forse potrei usare queste. Come sto? Ridicola, che stavo pensando? Adesso come farò? Non è giusto. Ne ho così tanta fame. Oh, ma come sono buoni. Cosa c'è che non va, tesoro? Voglio avere una bella collana. Aspetta. Penso di avere un'idea. Vorrei averci pensato io. Funzionerà di sicuro. Grazie, mamma. Rimuovi il fondo di un contenitore di plastica per alimenti, scrivi il tuo nome su un pezzo di carta e metti il coperchio sopra. Poi traccia il tuo nome sulla plastica. Non abbiamo più bisogno del foglio. Usa le forbici per tagliare il tuo nome. Fai attenzione, non fare errori. Adagialo su una teglia e mettilo in forno. Il calore farà restringere la plastica. Attendi che si raffreddi e toglila dal forno. È ora di diventare creativi? Dipingi sulla plastica. Aspetta che la vernice si asciughi. Quindi attaccaci una catenina. La mia collana personalizzata. Wow, è incredibile! Sono finalmente pronta per uscire. Mi mangerò qualche biscotto. Oh? Ma com'è possibile? Cosa è successo stanotte? Forse abbiamo un po' esagerato. Non ci credo che sto per sposarmi. Wow, sono felice per te. Alla salute. Non lo farò mai più. Diamoci una rinfrescata. Che confusione. Fantastico, devo anche pulire. Che è successo al mio trucco? Un momento, ricordo qualcosa. Mi sembra fossi in un club. Un applauso per Mia! Divertiamoci! Forza, ragazze! Chi canta adesso? Eh? Ops, scusa, andiamo. Wow, è stato imbarazzante. Ed è nel mio bagno. Ma che è successo al WC? È tutto così strano. Spero non sia accaduto di peggio ieri. Aspetta, sarà la serata più bella. Dovremmo farlo ogni weekend. Non credo che lo farò ogni weekend. Mi fa male tutto. E questo da dove spunta? Oh, giochiamo. Voglio vincere un popit. Continua. Ce l'abbiamo fatta. Non è così male. Oh no, l'anello. Non va bene. Dove sono? Devo andare a sposarmi. Mi serve un anello. Ci vuole un'idea. Mettiamoci al lavoro. Primo, un vassoio per muffin. Ci versiamo della resina epossidica. Poi aggiungiamo un paio di gocce di colore. Mescoliamo bene. Con uno spazzolino possiamo creare un vortice. Prima che si asciughi, ci mettiamo un anello. Credo sia pronto. Sì, i tempi erano giusti. Sposiamoci. Adoro il cioccolato. Mi stavo quasi preoccupando. Oh, caro, non dimenticare l'anello. Ti sta benissimo. Oh, com'è romantico. Siamo sposati! Ora devo baciare la sposa.
Ok, sono strapronta per questa festa greca. Penso mi servano altri gioielli. No, questi non vanno. Le stelle? No, non vanno. Questa collana? Ah, nemmeno. Ehi, stai così bene. Guarda i miei gioielli. Wow, è fighissimo. Tutto ciò che ho io è questa robetta. E non si abbina nemmeno all'abito greco. Beh, credo che possiamo fare qualcosa. La penna 3D ti salverà. Usiamo il busto di Nefertiti come modello. Adesso vado in questo verso. Vedi, è una foglia. E adesso passo a quella successiva. Stanno venendo benissimo. Ecco qui, anche l'ultimo è fatto. Sapevo che avremmo fatto qualcosa di spettacolare. Oh, grazie, è quello che mi serviva. Nuovo giorno, stessa storia. Magari fossero miei. Buongiorno. Oh, buongiorno. Dunque, vorrei parlarle di... chi è lei? Prego? Ma sono io. È proprio necessario? Oh, Mia, buongiorno. È un piacere rivederla. Stessa scena ogni volta. Voglio le mie cose. I suoi piedi sono sulla mia scrivania. Meno chiacchiere. Voglio il mio tesoro. Vado. E fa in fretta. Come arrivo alle cassette di sicurezza? Oh, ora ricordo. Quella donna mi mette un'ansia. Ma è la miglior cliente di questa banca. Ah, ecco. E ora quale chiave uso? Ce ne sono così tante. Forse è questa. Scusi il disturbo. Sì, mortale. Ho bisogno dei soldi, per favore. Prendili e autoesiliati dal mio reame. Grazie, la lascio al suo riposino. Quel tizio è inquietante. Perché ci mette tanto? Sono tornata ed ecco a te. È uno scherzo? Ok, ok, torno subito. Non ci credo, ho preso le cose sbagliate. È così cattiva. Stavolta andrà bene. Ok, ce la posso fare. Piano, piano, presa. Mi serve un nuovo lavoro. Questo è troppo stressante. Ecco la cassetta. E quindi? Non volevi la cassetta? Spero di non fare errori stavolta. Una valigia? Era quello che voleva? È viva? Ma cosa c'è dentro? Finalmente! Libero! Felice di essere stata utile. Veloce, devi venire con me. Di qua. Ecco a te. Ma che diamine combini oggi? Oh, volevo solo un nuovo amico. Forza, al cavò. Non ti preoccupare, sistemo tutto. Devo solo trovare la chiave. È qui da qualche parte, non ci vorrà molto. Devo sempre fare tutto io? È questa qui. Lo sapevo. Dammela. No, perché? Prima devo fare una cosa. Vediamo. Oh, puntine. Perfetto. Proprio quello che cercavo. Sto per semplificarti la vita. Sistemo le puntine in un disegno e le incollo insieme. Poi aggiungerò un brillantino. Ora devo solo attaccarlo alla chiave. Bello, vero? Così non le perdi più. Ora puoi prenderle. Wow, ma è fantastico. Ti prendo le tue cose. Ta-da! Era così complicato? Sentivo di dover cambiare look. Puoi mettere queste in cassaforte. Nessun problema. Ho la chiave. Che giornate. Poteva pulirsi le scarpe prima. Wow, questa festa è strepitosa! Ehi, dai un'occhiata a queste fantastiche luci! Ehi, non così in fretta. Faila tranquilla, come me. Caspiterina, c'è Kevin! Ciao! Che tipo di snack ci sono qui? Olivia? Dove è andata? Olivia? Olivia! Arrivo! Dove sei? Ero al tavolo degli snack! Meno male! Non posso rischiare di perderti di nuovo! Ho bisogno che tu brilli luminosa come queste stelle! Prenderò un grande bastoncino di legno come questo e tirerò fuori il glitter più bello che possiedo! In questo caso il fluorescente è un must! Ora è il momento di versare sopra la resina. Ce ne vuole una discreta quantità. Basterà versarla in un bicchierino di plastica. Non troppo.
Ora cospargerò il glitter sopra. Mescolerò per bene con un bastoncino di legno. Vedi com'è bella e appiccicosa? Questo significa che è pronta per lasciarla indurire. Nel frattempo prenderò un piccolo contenitore di plastica come questo e ci verserò dentro la resina colorata. Solo un piccolo consiglio, più lentamente vai, meno disordinato sarà. Adesso aspettiamo. Ora posso toglierla dallo stampo. Vedi come si è indurita? Ora la metterò come pendente su una catenina e ho fatto. Devo ammettere che è venuto proprio bene. È ora di dare la collana ad Olivia. Ecco! Wow! Ma brilla come una stella! Ora riuscirò sempre a trovarti. Ci vediamo! Questa è la mia canzone preferita. Oh, ehi! Uh-huh! Oh! Aspetta, forse posso ancora trovarla. Aspetta, no, se n'è andata! Oh no! Aspetta, mi sembra di vedere qualcosa. Brilla, vedo il bagliore! Olivia! Aspetta, perché ho un mocio? Non mi importa, sono solo felice di averti trovata. Non posso credere di averti persi di nuovo. Ecco, ti servono questi. Oh, grazie! Oh, molto meglio! Gah! Sei tu, sei Olivia? Allora tu chi sei? Oh, mi dispiace così tanto! Una pazza! Va bene, ora basta. Non ti allontanare più. Forza! Oh sì! Wow, sto diventando abbastanza brava. Sono un genio a fare i cuori. Su, resta nella tua corsia. Che cosa stupida macchina lenta. Vai, vai, vai! Betty, ti dispiace? Non capisci? Oh! Ehi, un tasto! Ma quanto hai premuto? Oh, e adesso come faccio a giocare? Non va affatto bene. Dammi qui. Adesso è mio. Oh, che strazio. Ha lasciato qui la sua penna. Adesso le faccio vedere io. Se perdi il tasto della tastiera, usa una penna 3D per crearne uno nuovo. Basta farlo spesso quanto gli altri tasti in questo modo. E adesso vediamo se funziona. È il momento di provare. Oh! Sì, il gioco non si ferma per niente e nessuno. Wow, Betty, sei tornata! Allora, dov'ero? Betty, hai preso la mia penna senza chiedere! Perché le sorelle sono così fastidiose? Meno male che l'ho ripresa. Fa come vuoi. Ehi, guarda quante conchiglie! Voglio quella grande! Voglio portarla a casa con me! E questa è ancora più figa! Wow, sei così bella! A tutti piacciono le conchiglie, credo! Oh, wow! Questa conchiglia deve avere poteri speciali! Dopotutto mi ha fatto trovare la mia anima gemella! Sì, ti terrò per sempre! Ora cosa abbiamo qui? Molto bella! Ehi, Olivia! Cosa stai? Oh, quelle conchiglie sono così sporche! Non badare a me! Mia! No! La mia preziosa conchiglia! Gah, è stato un incidente! Dovresti vergognarti per quello che hai fatto! La mia vita sentimentale ora è rovinata! È tutto ok! No, non lo è! Cos'è quello laggiù? Io lo so, posso usare questa resina per riparare la conchiglia! Guarda e impara! Metterò tutti i tuoi pezzi proprio qui. Non avranno questo aspetto per molto a lungo. Ora mi servono due bicchieri di plastica trasparenti e ci verserò dentro della resina. Una volta riempito un bicchiere bisogna riempire l'altro. Perfetto! E ora arriviamo alla parte più divertente. I colori! In realtà ci servono pochissime gocce. In questo caso meno è meglio. Ora devo mescolare per bene. E mi servono questi palloncini. E no, non servono gonfi. Ma vedi quanto sono elastici? Useremo questa elasticità a nostro vantaggio e ora ti faccio vedere come trasformo i pezzi di conchiglia in qualcosa di nuovo. Li metterò dentro al palloncino uno per uno. Potrebbe volerci un pochino, ma ne varrà la pena. Ora servono diversi stuzzicadenti. Ne userò uno per forare il bordo del palloncino. Dovrò metterci un po' di forza. Una volta infilati due, adagerò il palloncino dentro un'ampolla. Ora entra in scena la resina colorata.
Basta versarla molto lentamente in modo da farla entrare nel buco del palloncino. Una volta che è arrivata in cima, aspettiamo. Vuoi vedere cosa ho creato? Ti piacerà? Degli orecchini conchiglia. Non sono spettacolari? Oh, Olivia? Eh? Ma cosa sono? I tuoi nuovi orecchini conchiglia, ovviamente. Ma sono davvero adorabili. Sono molto più speciali in questo modo, non credi? Sei la migliore mia. I puppet sono divertenti, ma lo sai che ci puoi fare anche dei gioielli? Usiamo una penna 3D per riempire gli spazi, poi mettiamo un perno nella plastica e usiamo la penna 3D per coprirlo. Aspettiamo che la plastica si indurisca, rimuoviamolo dal puppet e ammiriamo il tuo nuovo orecchino. O meglio ancora, indossiamoli. Non male, vero? Ciao David, vedi qualcosa che ti piace? C'è così tanto tra cui scegliere. Mi piace questa. Wow, sono così belli. Ma non credo di poter comprare niente. Io vado allora, ciao. Forse dovrei creare dei gioielli tutti miei. Ho tutto quello che mi serve qui dentro. Diamo un'occhiata. Questo mi tornerà utile. Infilerò le perline nel filo. È più complicato di quanto avessi immaginato, accidenti. Quasi. Andiamo. Ce l'ho fatta. Adesso lo legherò. Oh, proviamo di nuovo. Mi piace molto. È un po' piccolo. Forse posso infilarlo. Ok, non funzionerà. Devo allungarlo. No! Non di nuovo, che noia! Ora basta, stupido bracciale! Voglio solo qualcosa di carino da indossare, accidenti! Ah! Ah? Da dove vengono questi limoni? Guarda un po', ce ne sono così tanti! Mi è venuta un'idea! Se sei un fan della frutta e dei gioielli, allora l'adorerai! Taglia a fette un limone, occhio alle dita! Disponi le fette di limone su una teglia e mettile in forno. Cuoci i limoni finché non si saranno essiccati, proprio come questi, ma non sono da mangiare. Poi riempi un contenitore di vetro liquido. Usa uno spiedino di legno per intingere il limone nel vetro liquido. Assicurati che il limone sia completamente ricoperto, poi aspetta che cada il liquido in eccesso. Metti un gancio per orecchini attraverso il foro praticato dallo spiedo. E fai lo stesso con le altre fette. Oh, li adoro! Madre Natura sarebbe orgogliosa. E ora che ho guadagni un po' di soldi, il mio negozio è aperto. Cosa ne pensi? Li adoro, ne prendo un paio. Ecco qui. Ciao Ava, adoro i tuoi orecchini. Facciamo a cambio? Certo! Ecco qui! No, li volevo così tanto, sono così carini! Ah, che bella dormita! Ehi, è il mio compleanno! Buon compleanno a me! Oh, che dovrei fare? Lo so! È qui da qualche parte... Ah, le mie decorazioni! Voglio creare una bella atmosfera! Qualcosa non va... Ehi, come va, amico? Ho una sorpresa per te! Chiudi gli occhi! Oh? Chiudili! Ta-da! È un palloncino per me! È meraviglioso! Beh, è un giorno speciale! Lo appenderò al muro! Anche se ho un'idea! Mi serve la mia penna 3D! Guarda un po'! Gonfia un palloncino e comincia a disegnarci con la penna 3D! Crea degli anelli attorno al palloncino! Continua a girare intorno al palloncino finché non è tutto coperto! Una volta finito, prendi un paio di forbici e taglia l'estremità! Una volta che il palloncino si è sgonfiato, rimuovilo delicatamente! Posiziona delle lucine all'interno della struttura! E abbiamo delle belle luci da festa! Le appenderò proprio qui! Ah, come stanno bene! Le adoro!
Molto meglio del bidone della spazzatura. Festeggiamo! Fammi togliere questo casino. Ho i bicchieri. E adesso creo l'atmosfera. E ci serve una torta. Devo esprimere un desiderio. Oh? Che cos'è successo? È stato il vento. Fa niente, sarà di passaggio. Oh, ho parlato troppo presto. Buon compleanno! Questo è il giorno più lento di sempre. Hanno del gelato! Ho già l'acquolina in bocca! Per favore, dimmi che ho dei soldi! Ho detto soldi, non spazzatura! E questo? Posso farci qualcosa? Oh, un cliente! Ciao! Ciao! Ti piace quello che vedi, eh? Solo se hai soldi! Niente! No? Allora non posso aiutarti! No, fa niente! Torno subito! Ok! Posso creare una mia forma di valuta! Mi serve soltanto la mia penna 3D! Perfetto! E adesso un altro paio di passaggi! Sembra un cono gelato, giusto? Che cosa c'è di meglio del gelato per del gelato? Non posso dimenticarmi la salsa di fragole! Ora sì che ho fame! È fantastico, non è vero? E questa parte si aggancia ad una catena! È perfetto! Ho creato anche degli orecchini da abbinarci, guarda! Mi sento davvero bene con questi! È ora di mettere in ordine il mio look! Ci sono quasi... Oh, sei tornata! Sì, sono proprio tornata! Quella collana è divina! Si abbina ai tuoi gelati, giusto? Sì! Solo uno piccolo, per favore! Ah, non volevo quello! Oh, succede sempre! Dovrei essere in uno spot pubblicitario per gli shampoo! Che bella nuotata! E ho trovato questa conchiglia. So io cosa fare. Sarà il regalo perfetto. Trasformiamo questa conchiglia in qualcosa di speciale, dipingendola con della vernice blu. Poi ricopriamola tutta. Lasciamo asciugare la vernice e avremo bisogno poi di quella dorata. Aggiungiamo una piccola striscia dorata attorno al bordo della conchiglia così. Adesso prendi un filo di metallo e usa delle pinze per piegarlo all'indietro. Vuoi creare un piccolo anello? Pratica un foro nella conchiglia e infila il filo. Aggiungi una perlina decorativa. Utilizza delle pinze per ripiegare il filo. Non vogliamo che la perlina cada. E adesso prendi un altro pezzo di filo e avvolgilo attorno alla conchiglia. Continua ad avvolgerlo finché non hai qualcosa di simile. Una volta fatto, premi sul filo nella parte posteriore della conchiglia, aggiungi una catenina e voilà! Puoi sempre portare con te l'oceano! Ehi, posso sedermi qui? Come stai? Ehi! Oh, ciao! Ti ho notata e volevo darti questo! Davvero, per me! Ti starà benissimo, spero ti piaccia! È bellissima! Quindi speravo potessimo uscire più tardi. Forse possiamo prendere qualcosa da mangiare? Sarebbe carino. Eh? Ma quella è la mia collana? Dove l'hai presa? Devo andare! I maschi! Ops, stavo andando da questa parte. Ok, è tempo di decorare le Crocs. Questi cerchi stanno venendo benissimo. Adesso voglio cambiare colore. Saranno così colorati! Bellissimi! E adesso la parte divertente. Sì, guarda che figo! Oh, bene, sono in orario. Credevo di essere in ritardo. Ehi, ciao! Questi braccialetti sono bellissimi. Ciao, Mandy. Questo colore si abbina ai miei occhi. Che stanno facendo? Braccialetti dell'amicizia. Sì, dell'amicizia. No! Che colpo! Ti manca il braccialetto?
giusto. Beh, me ne vado. Si sentono speciali. Beh, non posso farci molto. Intanto mi allaccio la scarpa. Non vorrei inciampare. Aspetta, ho un'idea grandiosa. Forse anch'io potrò farmi un braccialetto. Creo un anello con il laccio. Poi faccio un nodo. Così. Poi passo l'estremità nel cappio. E inizio a fare una treccia, un po' come faccio con i capelli. Non sembra male. Ora lego le estremità. È stato facile. Proviamo. E ne ho per tutti. Spero lo apprezzino. Ehi, sono tornata. Stavolta ho un braccialetto. Che ne pensate? Wow! È stupendo! Questi non ci servono più. Possiamo averne uno? Speravo che me lo chiedeste. Fate pure. Grazie, Mandy. Woohoo! Non riesco a mettere il mio, ma è così bello. Siamo tutti amici adesso. Ok, lei può passare, vada avanti. Oh, no, no, non va bene. Non ha visto i cartelli? Bisogna indossare un abito formale qui. Se ne vada, su, via. Oh, che peccato, non lo sapevo. E adesso che faccio? Ehi, la mia penna 3D, so io come sistemarmi. Uff, è un lavoraccio però. Per finire metto un fiocco. Ah, questo sì che è un vestito. Mi scusi, sono tornata. Wow, ma come ha fatto? Beh, va bene. Adesso rispetta il codice d'abbigliamento. Si goda la serata. Wow, il tuo abito è fighissimo. Grazie, l'ho fatto io. Che bel locale, eh? Un'altra mattinata tranquilla. Devo prepararmi. Svegliati! Giorno! È ora di lavarmi i denti. Sono così assonnata. Oh, mi fa il solletico. Ah, i miei denti sono stupendi. Oh no! Forse non se ne accorgerà. Ok, e adesso? Il trucco è venuto bene. Oh, i miei orecchini, devo mettermeli. Dov'è l'altro? Non guardare me, non so niente. Non sospetta nulla. Che strano. E adesso come faccio? Penso di avere un'idea. Con la penna 3D comincio a disegnare un triangolo proprio così. Farò delle linee molto fitte. Una volta raggiunta la base del triangolo, userò un colore diverso. Vogliamo fare un'anguria. Utilizzerò diversi toni di verde per la buccia. Poi farò dei punti neri per i semi. Farò dei punti a caso sulla parte rossa e una volta finito lo capovolgerò e aggiungerò un orecchino a perno. Alla moda è anche deliziosa, ma non ho finito. Userò la penna 3D per disegnare delle piccole linee. Ripeto questa operazione sul lato opposto. Vogliamo creare una foglia. Ottima, direi! Capovolgo la foglia e attacco una piccola cannuccia trasparente così. Uso le forbici per tagliare la cannuccia. Questo terrà la foglia sull'orecchino. Wow, sono fantastici! Ah? Oh, da grande voglio fare l'idraulico! Lo sapevo! È così adorabile! Non posso credere che siano già passate 2 settimane! Abbiamo avuto così tanti bei momenti! Quante emozioni! Oh, ciao David! Devo bere qualcosa, fa così caldo fuori. Ho qualcosa per te. Ma che cos'è, un regalo per l'anniversario? Volevo fare qualcosa di speciale. Oh, grazie! Tieni questa, per favore. Ok. Non è molto, ma spero ti piaccia. È fantastico, è proprio quello che ho sempre voluto. Quindi, non ti stai dimenticando qualcosa? Che cosa? Non capisco. Ti ho fatto un regalo, quindi... Oh, giusto! Non sapevo che ci saremmo fatti dei regali! Non ho niente per Betty! È certo che ho qualcosa! Chiudi gli occhi! Adoro le sorprese! Cosa farò? Oddio! Ah, lo so!
Hai bisogno di un regalo al volo, ci pensiamo noi? Rimuovi le linguette da diverse lattine e dipingi le tre in rosa. Potresti fare un po' di disordine. Dipingi di verde le altre linguette, coprile completamente con la vernice, non perderti alcun punto. Lasciale asciugare. Capovolgile e dipingi anche l'altro lato. Allinea le linguette e uniscile insieme usando degli anelli di metallo. Aggiungi dei ganci per orecchini e avrai dei gioielli unici. Ok, puoi aprire gli occhi. Sono per me! Ti stanno davvero bene. Spero ti piacciano. Oh, li adoro! Grazie! Sono stupendi! Fammi vedere quella lattina. È questo... Wow, che coincidenza! Sei così dolce! Vediamo! Miki, qui alla cattedra! Molto bene, avvicinati per favore, in fretta! Voglio che tu legga il foglio appeso! Ma non vedo alcun foglio! Che dovrei leggere? Oh cavolo, è caduto! Lo raccolgo e lo rimetto a posto con questa calamite! È caduto di nuovo, stupida calamite. Comunque, compito in classe. Pronta al test, Miki? Un test? Beh, vede... Aspetti, so cosa fare. Prendo questo pirottino. Metterò questa calamita sul fondo. Così. Poi la ricopro con della colla a caldo. Oh, che bello, sembra caramello. Ma non va assaggiato. Ecco, la colla è arrivata in cima. Ora aggiungerò dei confettini. Tada! La colla si è asciugata e il progetto è completo. Mi scusi, prof, ho una cosa per lei. Miki, conosci le regole? Guardi qui. Non è permesso il cibo in classe? Oh, ma questi non sono veri. Guardi. Tada! Visto? Sono calamite. Oh, vedo. Molto carine. Brava, Miki. Sono colpito. Ti darò un bel voto per questo progetto. Chiunque realizzi calamite così interessanti merita il massimo da parte mia. Molto bene, siediti pure. Fammi dare un'occhiata da vicino. Solo un piccolo morso? Scherzo. Come vedi ci sono tante belle piante. Il tuo... Oh, scusami. Come dicevo, il tuo compito sarà prenderti cura di loro. Che bello! Questa è così bella! Ops! Oh, ci è mancato poco. Stai prestando attenzione? Bene, seguimi. L'annaffiatoio è laggiù. Wow, quante responsabilità! E sembra abbastanza facile. Non annaffiarle troppo. Capito? Oh no! Guarda che casino! Pulisci! E certo, puoi contare su di me. Cosa abbiamo qui? Prendi questo vaso e puliscilo bene. Ops! Ah, respira. Mi dispiace tanto, sto facendo del mio meglio. Ho fatto un bel danno. Ma credo di sapere come fare. Non devo buttare via il vaso. Basta prendere una penna 3D. Inizierò disegnando lungo la parte rotta. Applicherò la plastica proprio lungo il bordo così. Bisogna assicurarsi di applicarla dappertutto. Manca poco. Una volta fatto, creerò un filo di plastica che va da un lato all'altro della fessura. Dobbiamo creare diverse linee. Perfetto! Inizierò a riempire lo spazio. Quindi comincio a riempirlo. Potrebbe richiedere un po' di tempo, ma ne varrà la pena. Ancora una volta, cerca di non lasciare spazi vuoti. Riempi tutte le crepe usando la penna 3D. In questo modo la fessura non si ingrandirà e il vaso diventerà resistente. Adesso aggiungiamo un po' di colore. Che differenza! Ciao! Ok, va bene. Mi raccomando, non rompere nient'altro. Ci sto! Scusa? Oh. Siete pronti a diventare marito e moglie? Prontissima! Anche io! Allora procediamo! Prego, prendetevi le mani! Perfetto! Molto carini! Ma dove sono gli anelli? Giusto, l'anello! Dovrei averlo in tasca da qualche parte! Ah, ecco! Proprio qui! Ma dov'è Alex? Questa scatolina è vuota. Mi spiace. L'anello, dov'è? Hai dimenticato l'anello? Pensavo mi amassi.
Ma sì, sì che ti amo. Devo solo capire dove è finito. Vado a prenderlo. Oddio, che incubo. Che è successo all'anello? Devo trovare una soluzione, subito. Non funzionerà mai. No, forse c'è qualcos'altro qui. Ehi, la pistola per colla a caldo mi salverà. Ok, ho la base per l'anello, ma mi manca una pietra preziosa. Mi aiuterà alla colla. La metto proprio qui. Dopodiché è il turno dei brillantini. Questo viola andrà alla grande. È il suo colore preferito? Ecco come volevo. Ora è davvero splendente. Bene, nella scatola. Ho un matrimonio da portare a termine. Sono contento della mia pistola per colla a caldo. Sono tornato. Ora possiamo procedere. Ok, eccomi qui. Ok, ecco l'anello. Proprio come promesso. Nikki, vorresti diventare mia moglie? Certo che lo voglio! Oddio, ma è viola! Il mio colore preferito! Adoro i matrimoni! E quello è un bellissimo anello! Oh, Mickey, sono felice che ti piaccia! E ora, Mickey, l'anello di Alex! L'anello? Per Alex! Giusto! Deve essere qui da qualche parte! Siamo davvero fatti l'uno per l'altra! Già! Torno in un baleno! E se ne va! Ci vorrà un po'! Giochiamo a sasso carta forbici? Ok, facciamo un gioco. Metterò la collana sotto questo bicchiere. Adesso li girerò. Ricorda di tenere d'occhio quello con la collana. Dovrebbe bastare. Ok, sotto quale bicchiere è la collana? Uno, due o tre? Occhio, che capona! Lasciamo perdere. Devo vestirmi. Questa cintura è così carina. Ma è un pochino piccola. Oh no, non le mie unghie! Sono rovinate! È un disastro! Ah, ma guardati! Mie le mie povere unghie! Sei la peggiore! Fa niente, posso ancora salvarle. Questo potrebbe tornarmi utile. Ci sono! Per sistemare le unghie al volo, comincia mettendo del nastro adesivo sulle dita. Usa un bastoncino di legno per premere il nastro intorno all'unghia. Poi usa una penna 3D per fare il contorno. Rimuovi il nastro dall'unghia. Posiziona il nastro su una superficie piana e disegna il resto dell'unghia facendo una forma ovale. Usa la penna 3D e riempi la sagoma dell'unghia. Ricorda solo di rimanere nei bordi. Dopo crea una leggera curva nella plastica piegandola attorno a una matita o qualcosa del genere. Rimuovi l'unghia finta dal nastro. Fallo delicatamente, non vogliamo romperla. Usa un paio di forbici per tagliare la plastica in eccesso e usa l'inchiostro come guida. Non resta che applicarle. Fallo su tutte le dita per avere delle bellissime unghie finte. Spettacolari! Adesso sono pronta, sono stupende! Ah, ehi, fa attenzione! Smettila! Spostati! Ma che problemi hai? Guarda l'orario! Devo pulire! Va fuori di qui! E adesso basta! Prendi questo! Faresti meglio a correre! Oh, le ho fatto vedere chi comanda! Bene, è ora di mettersi all'opera! Sfigato! Non mi parlare così! Papà è così strano. Urla sempre al computer. Sì, proprio così. Sparisci. Voglio proprio masticare qualcosa. Oh, trovato. Forza, finiscilo. Che potrai sgranocchiare? Oh, l'orecchio di Kitty. Sto quasi per batterlo. Devo mantenere il ritmo. Che altro? Oh, potrei provare la mia mano? Ouch. Sì, prendi questo. Ho vinto. Ma posso fare di meglio. Proprio così. E ora della realtà virtuale. Ecco che posso sgranocchiare. Un auricolare gigante. Miam miam. Oh mio Dio, cosa ho visto? Gli auricolari di papà. Scommetto che sono buoni. Che belli. Li prendo un momento. Fatto. Ho gli auricolari. Quelli veri, non quello gigante. Woohoo! Ho vinto e rivinto. Sono il migliore. Dove sono i miei auricolari? Li ho lasciati qui! Un momento! Mickey! Oh no, mi ha scoperto! Più veloce! Mickey, che ti ho detto in proposito? Dammeli! Adesso! Forza!
Non ci credo che le piaccia ancora masticare le cose. Questo è un dente? Oh no, papà, che c'è? Gli auricolari, li ho presi. Papà? Sei così sciocco? Ehi, questo è il mio dente, meglio riprenderlo. Ecco, ora lo rimetto a posto in bocca. È troppo duro da sgranocchiare, devo fare qualcosa. Lo sistemo con la penna 3D. Mi piace il verde, lo userò per coprire il bianco. Sì, niente più denti incastrati negli auricolari. Devo continuare, deve diventare ancora più verde. Oh, sembra una pianta mostruosa. Un attimo, devo aggiungere altro colore. Così, e vai, che bell'aspetto. Sono così carini, nessuno può superarmi. Questo è il mio preferito, così tenero. Papà, papà, guarda che ho fatto, svegliati. Miki, cara, facevo un pisolino. Cos'è? Vedi? Ho decorato la custodia degli auricolari. Oh, wow, belli. Guarda, ha lo stesso colore che indosso io. È simpatico e custodisce gli auricolari. Oh, Miki, grazie per questo pensiero. Lo metto proprio qui. Ora potrà osservarmi mentre gioco. Che ne pensi? Sì, ti aiuterà a vincere. Sarà il mio amuleto. Ora torniamo alla sfida. Io ne ho altri due. Così posso giocarci. Ciao rosso, ciao giallo. Non sei abbastanza carina, vai. Mi sento così brutta. Doveva essere così crudele. Via! No, non mi piace. Salve. Oh? Vado via? Non credo di aver capito. Oh, non ti avevo vista. Vieni. Ok. Il mio portfolio. Eccolo qui. Vediamo. Molto interessante. Begli occhi. Non male. Soprattutto considerata la terribile angolazione. Ma nel complesso sei noiosa. No. Ok. Via! Accidenti! Guarda tutti quegli schemi di tessuto. Le piacciono quelli, eh? Allora so cosa fare. Inizierò con un motivo a linee come questo. Adesso creerò un nuovo design con un colore contrastante così. Interessante, vero? Non abbiamo finito. Questi colori stanno davvero bene insieme. E ho finito. Permesso, sono tornata con nuove foto. Di nuovo tu! Mi creda, queste le piaceranno. Oh, ti devo richiamare. Davvero originali. Proprio quello che sta cercando questa agenzia. Assunta, molto bene. Non posso crederci, sono una modella. Oh wow, il tempo sta cambiando. Sta arrivando un temporale. Oh, il mio cappello, ehi, torna qui. Whee! Che bel viaggio. Oh, non credo che il mio cappello tornerà. Almeno io ho finito di fare spesa. Voglio tagliare questa anguria. Oh, guarda che bel colore brillante. Che buon odore. Credo di aver avuto un'idea. Girerò questa anguria e userò la mia penna 3D. Disegno una linea lungo la buccia e sul tavolo. Ecco, l'ho fatto intorno all'intero pezzo. Adesso riempio i triangoli. Adoro riempire le forme, mi diverte. Ecco qui, ho coperto tutto. E adesso delle decorazioni. Voilà! E ho fatto. Sì! Con l'anguria ho creato un nuovo cappello. Oh, è così carino, lo adoro. Trovare il filtro migliore è così complicato. Sorridi! Wow, questo posto è figo! Ehi, ragazze!
Hai portato il tuo cappello? In realtà sì. Non è carino? Oh, decisamente degno di Instagram. Taggami, ok? Non sapevo che oggi bisognava indossare un cappello. Ora come faccio? Penso di avere un'idea davvero geniale. Eh? Che diavolo? Sta bene. Sei impazzita. Perché mi guardate tutte in quel modo? Non piangere, Olivia. Ecco, non lo voglio più. Grazie. In realtà ci deve essere un'opzione migliore. Guarda cosa farò. Metterò la buccia dell'anguria a faccia in giù. Poi prenderò la mia penna 3D. Inizierò dalla cima. Creerò prima un punto e poi una linea lungo il lato. Deve prima apparire così e solo dopo posso iniziare a riempire tutti gli spazi vuoti. Devo fare una sezione alla volta e cercare di non lasciare nessuno spazio vuoto. Ora un'altra riga qua giù. E un'altra qui. Poi le collegherò. Quindi bisogna riempire di nuovo lo spazio vuoto. Sembra proprio che ci siamo. Queste righe qui sono puramente decorative. Ora aggiungerò delle piccole macchie nere. Queste macchie ti ricordano qualcosa? Ti do un suggerimento. Mi sono ispirata all'anguria. Sono semi, vedi? Ora vediamo se funziona. Hai detto che volevi un cappello, giusto? Beh, ne ho creato uno davvero unico. Ti piace? Wow, devo fare una foto! È così felice! Ecco, tutte quante noi ti faremo delle foto, ma guardate, non è carina! Adorabile! Oh, il primo ospite! Ehi, ragazza! Stai benissimo! Anche tu, buon compleanno! Oh, una custodia per telefono? Grazie, ma ce l'ho uguale! Oh, mi dispiace, ma ho qualcos'altro! Ecco qui! Io... ho i miei denti! Eh già, ovviamente, ci deve essere qualcos'altro! Mi ero dimenticata di quella! Mi dispiace così tanto! Ma quella è una penna 3D! Penso di avere un'idea! Posiziona il telefono su una superficie piana, quindi comincia a disegnarci sopra con la penna 3D. Lavora dal basso verso l'alto. Usa tutta la tua immaginazione. Assicurati solo di coprire il telefono. Cerca di non perdere alcun punto. Soprattutto evita l'obiettivo della fotocamera. Assicurati di fare tutto con calma e adesso disegna sul lato del telefono. L'idea è quella di ricreare una custodia per telefono sicura e personalizzata. Ok, ti ho fatto qualcos'altro. Oh, l'adoro! Ottimo, posso entrare? Oh, c'è un altro ospite. Ehi! Buon compleanno, ti ho fatto un regalo. Sì, adoro le bolle di sapone. Cosa? No, è rotto. Non funziona. Uffa! Volevo solo fare un po' di bolle. Fatino al tuo servizio. Non riesco a fare le bolle. Capisco. È un bel problema. Dovrò fare qualcosa, mi sa. Niente bacchetta magica. Ho una penna 3D. Molto meglio. Ok, ho il mio disegno di base qui. Ora uso la penna. Inizio con il colore verde per il manico. Ecco. Ora posso usare il giallo per la stella. E ora il rosa per i cerchi. Questi sono più semplici. Fatto! Questa bacchetta è pronta per essere usata. Bene, ecco una bacchetta per le bolle tutta per te. Oh, che carina! Guarda quante bolle! E vai! Sono bellissime! Ok, bene, è tempo di andare. Ci vediamo! Oh, è carino! Oh! Non farlo più! Ehi, fammi una foto! Ah, ok. Sì, fammi lavorare sulle mie pose. Certo, stai bene. Sono bellissimo. Oh! No! Ci è mancato poco. Aspetta. La mia collana mi ha dato un'idea. Mantieni il telefono al sicuro con questo pratico trucco. Comincia con un po' di filo. Poi avrai bisogno di una perlina decorativa come questa. Infilala nel filo. Poi aggiungi una perlina di colore diverso. Alterna i colori e riempi il filo.
Una volta fatto, fai un nodo e ammira il tuo nuovo braccialetto. Ma non tagliare il filo in eccesso. Dobbiamo fare un altro piccolo nodo in alto facendo un cappio nel filo. Metti il braccialetto da una parte, poi avrai bisogno della tua custodia del telefono. Posiziona il filo attraverso il foro sul lato della custodia, passa il braccialetto attraverso il passante. Assicurati che sia ben fissato. Ora inserisci il telefono nella custodia. Carino, alla moda e pratico. Figo, eh? Devo solo metterlo al polso e il mio telefono non cadrà più. Wow, ora puoi farmi una foto. Oh sì, così. È una bella foto. Ah, cos'è stato? Evviva! Huh? Oh! Giorno! È ora di iniziare questa bellissima giornata, eh già? Oh! Che mi dici se faccio questo? Sì, posso farlo anch'io! Interessante, ma puoi avere dei capelli così favolosi? Penso di no! Sono del tutto unici! E posso infilarci persino dei fiori! Vedi? Oh, anche io posso fare quella cosa con i fiori! Eccone uno! Ora come faccio a... non ci sta! Cavolo! Vediamo! Oh, ho bisogno di qualcosa di appiccicoso! Queste andranno bene! Trasformerò queste mollette in qualcosa di favoloso! Ho solo bisogno di qualche altro piccolo strumento! Vedi questa molletta? Userò una penna 3D per creare un bel design! Ho scelto il mio colore preferito, il blu! Ora vedi questa riga lunga di colla? Deve essere ancora più lunga! Ci sono quasi! Vedi come ho creato una grande spirale? Si indurirà e manterrà la forma! Adesso ho una bella molla! Come molleggia! Woo! Ora metterò le mollette tra i capelli! Non sono belli tutti questi colori? Bene! Mi stavo dimenticando la parte più importante! Ora ho i ricci belli proprio come i tuoi! Guarda come muove i fianchi! Quanti soldi! Oh? Ehi! Ah! Ehi, torna qui, aspetta! Aspetta! Devo nascondere i soldi! Oh, questo buco nel muro andrà bene! Credo di avere un'idea! Metterò i miei soldi nel buco e li terrò al sicuro grazie alla penna 3D! Inizierò facendo il contorno e creerò delle linee in diagonale, in questo modo! Farò lo stesso nella direzione opposta! Adesso creerò una ragnatela! Disegnerò dei cerchi partendo dal centro, proprio così! I miei soldi sono al sicuro! Oh no! Eccoti finalmente! È la mia fine! Ti sei persa qualcosa! Oh!